Fanelli, sogni particolari, non lavorare più. È con noi, amici, Raimondo Vianello. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Qua. Come sogni particolari non lavorare più? No, beh sì, dato. Mi piacerebbe non fare più nulla. No, sì. Secondo me poi si annoierebbe. Beh, questo lo sostengono in molti, ma io sono l'unico convinto sì, che. L'unico convinto. Ho sentito che hai detto grande cinema, mi fa piacere, sì. Che non l'ho mai fatto il grande non cinema. Non è vero. No, grande mai. Non è vero, grande cinema, lei con tanti grandi attori protagonisti di cui parleremo nella nostra puntata. Ma parliamo un po' della sua giovinezza. Sì. E della sua famiglia con papà Guido, che era ufficiale di marina nei sommergibili, arrivando al grado di ammiraglio. Mamma Virginia era casalinga, tre fratelli, Roberto, Giorgio e Lanfranco, che è generale dell'aviazione in pensione, quindi lui non lavora più. Lui non la roba, no. Lui è generale di divisione, sì. E Raimondo invece ha studiato giurisprudenza e voleva intraprendere la carriera diplomatica. Questa era la mia idea, di fare diplomazia, poi c'è stata la guerra e allora. Sì. Mi avevano detto di imparare il tedesco perché avrebbe vinto la Germania. poi cioè, avevo appena cominciato, poi dopo ho capito che non era il caso. Il 2 novembre del 1956 sul quotidiano La Notte apparve questa definizione su di lei, la cito: è alto come uno svedese, compito come un inglese, disinvolto come un americano e porta abiti ben tagliati come un italiano. Quindi molto bella. Aveva solo gli abiti. Gli abiti, sì, il resto non. Beh, spero che Sandra sia all'ascolto. Sì, ha sentito, perché non si rende conto che ha sposato. Lei ha girato tantissimi film, ma il cinema però è vero che non l'ha mai assorbito completamente. E nel 1968 ha deciso di non apparire più nel cinema. Nel cinema, sì, perché? È vero. Ma il cinema intanto era un mezzo in cui io non mi trovo bene, non so, perché era molto tecnico. Però è nato per caso anche quello. Sì, il fatto di intraprendere la carriera artistica comunque. Ma io l'ho intrapresa in teatro. In teatro. Per cui il cinema era un'altra cosa. Il cinema è il fatto di ripetere, di ciac, le cose, beh, diventava tutto meccanico. Io non amo queste cose qui, per cui poi lì non occorre essere bravi. Cioè se hai una bella faccia, a un certo momento la fotografia è buona e il doppiatore è bravo. Ah, quindi... sì, no, ai tempi allora erano. Molti hanno doppiati, sì. Gli attori di teatro non riuscivano a fare bene il cinema. Ah, ecco, quindi tecniche. I grandi diverse. Attori di teatro, sì. Proprio perché magari sottolineavano troppo, abituati alla platea lontana, sì. Comunque nel 1947 esordì al cinema, parlando appunto di cinema, con i due orfanelli di Mario Mattoni, sì. Con Totò Campanini, Isa Barzizza, e ancora con Mattoli, regista poi di tanti suoi film, quindi anche un affetto speciale, un amico. Molto, credo. Molto, verso Mattoli, che ha sempre avuto verso di me, e lui curava anche la regia teatrale dei primi spettacoli che ho fatto e mi faceva fare delle piccole partite, ma era sempre molto... molto carino, molto affettuoso nei miei confronti. Quindi si trova anche più a suo agio, avendo lavorato con lui in teatro. Sì, e precisamente, poi anche in televisione. Poi che lui non era un carattere poi facile, invece nei miei confronti ha sempre dimostrato. Lei molto. Lei è un carattere facile? Io? Sì, alle volte sì, alle volte no. Insomma, dipende oggi cerco di trattenermi. Dio. Che poi noi ci siamo già incontrati in altre trasmissioni. No, lo dica dove, perché sembra che sennò chi sta con... In Kimmy mi ha visto, parlando della televisione e in un fan speciale. Sennò che figura ci faccio. Vabbè, anche con sua moglie quindi. Sì. Parliamo sempre dei film. Nel 1951, ancora accanto a Totò, in Totò Sceicco, nel 52 con Fabrizio Edoardo De Filippo, Titina De Filippo e Walter Chiari, in Cinque poveri in un'automobile. Allora, vediamoci subito adesso un frammento di Totò Sceicco e Cinque poverini in automobile. Che poveri. Poveri. Poverini, lei l'ha detto perché detto fa un po' appena. Sì, poveri. Legionari! Legionari! Ehi, colleghi, ma che fa? Siete sordi? Ciechi? Mute d'orecchio? Ma che sarebbe questo? E dove andate? Salvateci! Oh, mi dispiace, ma noi non possiamo fare proprio nulla. E perché? Ah, ma perché noi siamo un miraggio. Maledetto questo sole africano!
Che cosa c'è, Giovanni? Mi perdoni se la disturbo, signora contessa, ma credevo fosse mio dovere avvertirla che quella signora... È andata? No, tutt'altro. Ha chiesto un altro vassoio di sandwich, è salita di sopra, si è spogliata e si è messa a letto. A letto? E in quale letto? In quello del povero zio Peppino. Oh, questo è grosso. Giovanotto, bisogna che lei provveda subito. Io? Cosa c'entro io? Non ci posso mica far niente. Ma come? Lei mi porta in casa una donna e poi... No, 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 mettiamo a posto che io non ho portato nessuna donna in casa, signora contessa. È stata lei che ci ha fatti entrare. Ah già, anche questo è vero. Che cosa facciamo, Giovanni? Ma veramente non saprei, signora contessa. È un caso nuovo. Il telefono interno, è la signora che chiama. Devo rispondere? Certamente. Sentiamo che cosa vuole. Pronto? Sì, signora. Sì, signora. Sì, signora. Va bene. Che cosa vuole? Una bistecca, signora. Una bistecca con patate. Ci sono bistecche in casa? C'è quella del povero zio Peppino. Credo di sì, signora contessa. E allora, portatele una bistecca. Vuole che gliela porti io? No. Ma così almeno le spiego e la faccio alzare. No, no, giovanotto, è meglio che gliela porti io. Nulla. Nulla? No, dico, non mi ricordo assolutamente nulla. Se... proprio... Ma perché io facevo delle piccole parti, anche nel... Però... Totò Chic era solo quelle cose lì, perché qui lo stesso, per cui non mi ricordo né la trama, né, andavo lì, mi chiamavano un giorno, una posa e via. Però altri film con Totò, ricordiamo nel 1961, sempre diretto da Mattoli, con un attore al quale noi tutti siamo legati da un affetto speciale, che è Ugo Tognazzi, e Sua Eccellenza si fermò a mangiare. Sì. Questo? Ecco, sì, Sua Eccellenza si ferma a mangiare, sì, perché fu un film, a differenza degli altri che erano un pochino arrangiati, basato su una trama ben precisa, tipo commedia proprio, ecco, in cui poi Totò veniva scambiato per il dottore personale di Mussolini e allora c'era tutti gli altri che si davano da fare. Sì, che poi sono film che sono a tutt'oggi di gran... Sì, ma appunto perché avevano una loro valenza proprio di storia. Sì, eccolo lì, hanno inquadrato il nostro Totò. Vediamo allora un frammento di Sua Eccellenza si fermò a mangiare. Ma cosa fa lei qui? Ma questa non è la camera di Garibaldi? E allora, non è una buona ragione perché ci dobbiamo stare in mille, no? Ma lo sa chi sono io? Io sono Sua Eccellenza il Ministro. Comodo. Ma cosa fa? Io ero un ministro, un generale. Sì. E con lei a questo punto, Raimondo, vogliamo aprire una parentesi per parlare del grande Ugo Tognazzi, col quale lei ha diviso la sua carriera artistica e anche sicuramente tanti bei momenti, sì, di giochi, di vita privata. Lo facciamo però tra un momento, subito dopo la pubblicità, a tra poco. Speciale in compagnia di Raimondo Vianello. Prima della pubblicità volevamo aprire una parentesi su Ugo Tognazzi, un grande affetto speciale, affetto specialissimo, quindi un sodalizio professionale, una grande amicizia. 10 anni della sua scomparsa vogliamo ricordare un personaggio, un attore che è stato un affetto speciale per tutto il pubblico. E volevamo chiedere, quando vi incontraste per la prima volta, quale fu il vostro primo lavoro insieme? Il nostro primo lavoro fu una rivista in teatro. Lui so che mi aveva cercato perché mi aveva visto in un altro lavoro teatrale, evidentemente già sentiva che avremmo potuto fare qualcosa insieme, sì. E invece poi io non potei andare, ci fu un complesso di cose perché oramai ho firmato per una compagnia con Totò,
E poi Totò invece spostò la sua la data dell'inizio, allora io potei andare con Tognazzi, non solo, ma lì Ugo aveva una scena su una panchina con un attore e a quest'attore non piacque questa scena e se ne andò. E allora io lo sostituì all'ultimo momento, per cui tutto un... E lì quando si aprì il sipario su noi due seduti sulla panchina venne una gran risata. E noi ci guardavamo, abbiamo detto ma qui qualcosa c'è all'insaputa proprio della nostra... Quindi un incontro. E lì abbiamo così, sì, facciamo le canzoni proprio sceneggiate, lì e poi si è costituita la coppia. La coppia. Da lì è nata, sì. Perciò subito un grande filo, una grande complicità. E una vostra partecipazione curiosa fu quella 1, 2, 3, il varietà televisivo che vi rese popolarissimi. Popolari, molto, sì, perché allora effettivamente erano anche pochi i programmi, per cui il pubblico guardava quelli e noi abbiamo fatto un 2, 3 per 6 anni, per 6 stagioni, 6 estati praticamente, perché l'inverno si faceva il teatro e l'estate... Ma lì anche lì fu tutto casuale perché poi questo programma Vertigo su dovevate fare degli sketch sulla televisione. Solo sì, che quella c'era fu un'idea. Problema. Sì, perché noi dovevamo andare a presentare dei numeri, si chiamava 1-2-3 perché erano dei numeri di prestigiatori, di balletti, di cantanti, eccetera. In fondo era limitato il nostro apporto. Invece poi io vidi la televisione, avevo la televisione perché era una 54 per i mondiali, vedi la mia passione. Da lì. I mondiali dalla Svizzera, la prima volta che gli davano la televisione, io avevo comprato la televisione, Tognazzi non l'aveva. E io dissi a Ugo, facciamo una cosa, facciamo la parodia dei programmi televisivi, perché chi vede la televisione. E lui non aveva la televisione, per cui. Io gli spiegavo praticamente cosa doveva fare, lui faceva la parodia di personaggi senza averli mai visti, senza sapere di cosa trattassero e si calava immediatamente, io gli dicevo quali erano i tic, poi c'era il fatto di dividere, facendo la parodia c'erano le donne da imitare, allora si diceva se non sono slanciate le fa lui, le fa lui. Se invece sono longiline le faccio io, allora c'era, perché c'era un certo, sì, non eravamo molto inclini a fare sempre la parte della donna. Comunque mi sembra di capire che alla base di tutto c'era una gran voglia di divertirsi, di molto 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 molto, di fare molto, proprio sì, lo spettacolo prima di tutto, ma anche sì, anche lì eravamo sempre in diretta e con tutto ciò si facevano di trabocchetti A volte anche che guai con le dirette, quali trabocchetti? Ma cioè lui faceva, quando la sera dovevamo fare uno sketch, lui dice qui farò un tipo. Io sapevo già che tipo faceva, ma lui alle prove non lo voleva far vedere perché si vergognava, anche perché non si provava praticamente. E poi la sera lui si scopriva i capelli prima di entrare in scena, faceva gli occhi un po' strabi, ci entrava. E io facevo come a dire, ma sempre quello, e lui mi chiedeva scusa. E allora una volta cosa abbiamo fatto con gli autori? Abbiamo scritto uno sketch in cui lui faceva un torero strabico, per cui aveva la spada in questo senso, perché il toro era lì, strabica, lui guardava qui e lo infilava. E lui si dimenticò di fare gli occhi strabici, l'unica volta, che li doveva fare, sì. Per cui entrò e faceva olè, 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 io un attimo dico scusi ma lei perché ha la spada così? Lui, oh signore, io mi sono dimenticato, mezzo Veneto, mezzo... E l'abbiamo preso in fallo, ma ci facevamo gli scherzi durante la trasmissione spesso. E un'altra curiosità da ricordare è che in un altro spettacolo è di Girassegno, a seguito del Giro d'Italia. A seguito del Giro d'Italia, sì, abbiamo fatto un anno, abbiamo seguito il Giro. Diceva una battuta tormentone, Ugo Tognazzi, che era, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, che poi Gino Bartoli... No, perché lui faceva l'imitazione di Bartoli, io facevo l'imitazione di un grande giornalista che era Emilio De Martino. Loro andavano in onda prima di noi e facevano il punto sulla tappa e noi dopo, subito dopo facevamo... Facevate il Maglie Regoldi adesso? Sì, praticamente... E siccome Bartali era sempre molto critico nei confronti dei corridori, delle tattiche, eccetera, diceva sempre è sbagliato, bisognerebbe rifare tutto, eccetera, allora Ugo faceva questo tormentone, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, che... che poi la riprese. Sì, e lì Bartali. Anche quello ci fu un giro in cui abbiamo avuto una grande popolarità. I primi giorni non andò molto bene, tant'è vero che noi in una tappa del Bracco io...
C'è un, fu uno che mi inseguiva, io ero sulla, sulla macchina della Rai, questo impazzito, poi ci fermammo, arrivò lì, mi abbracciò, mi baciò e poi disse però fate schifo, dopo che nella roba erano i primi giorni e poi dopo ho detto però hai fatto anche la corsa, dico. Ha proprio arrivato fino a lì per dirvelo qua da vicino. Senta, arricchendo i ricordi di Ugo Tognazzi, vediamo un po' di immagini allora di Caffè Chantin con Elena Giusti e Alberto Talegalli. Talegalli. Onorevole? Sono l'onorevole Del Fazio della sinistra della tendenza di destra del gruppo di centro del mio partito. Molto piacere. Io, dottore, ho un difetto di pronuncia, sente? Sì, lei ha la U stretta, la U francese, senta, senta. Ti, orsi, iva, il lato. Che schifo, mi dica. Durante i miei discorsi, questo mio difetto nel pronunciare la I è motivo di sarcasmo da parte dei miei avversari, vorrei eliminarlo. Ora vediamo, onorevole, si vuole accomodare sul seggio? Grazie. Dunque, vediamo un po'. Apro la bocca, faccia vedere. Sì. Vedo benissimo, lei ha la U molto stretta. Agus, fermo che le tiro fuori la U, non si muova, fermo. Fermo là. Là! Guardi che U stretta che ha lei, guardi che roba. Tarbacco, è strettissima. Ha visto, signorina, com'è stretta? Sì. Impari. Adesso gli diamo un'allargatina e la mettiamo a posto. È cosa di un secondo, eh? Là! Fatto. Guardi, onorevole, come gliel'ho allargata bene. Benissimo. Contento? Sì. Apro la bocca, fermo, non ti muova. Là! Fatto. Inghiotta. Adesso provi a dire più. Pin! Come hai detto, scusi? Pin, pin! Dica giù. Gin. Non capisco. Dica uomo. Nomo. Uovo. Novo. Ah, ho capito. Che distratto. Nel rimetterle a posto la U, gliel'ho messa con le gambette in giù. È diventato una N, mi scusi. Rivoltatorium, prego. Rivoltiamo subito, non si preoccupi. Questa... Sì, lui la faceva con molta irruenza, specialmente... alle prove che mi ferì addirittura, per cui abbiamo rimandato la prima. Tra l'altro voi vi frequentavate anche al di là del set cinematografico? Del cinematografico no, perché gli orari erano diversi. Sì, quando si andava in giro tipo in Spagna stavamo insieme anche tutta la notte sempre. Ma nel teatro specialmente si finiva tardi, poi si andava a mangiare e poi cominciava la... Bellissimo. Esplorazione notturna. E continuiamo a vedere gli altri film che sono come La Cambiale, e ancora di Mastro 5 con Gasma, da Rolo Dottieri, Macario e Silva Coscina. Noi siamo due vasi, sempre del 59 di Simoncelli con Sandra, Titina Simonelli. Di Filippo. Simoncelli? Nelli. Simonelli. Quindi mi sono i Limoncelli, lo fanno apposta. Sì. Perché così mi può riprendere. Fred Buscaglione. E noi vediamo adesso, tratto da La Cambiale e Noi siamo due vasi. Vediamo due cose. Sì. Olimpia? Che c'è? Qua. Mi scusi un attimo. Dell'attaccapanni svizzero vuole una cosa più semplice. Servo io la signorina. Sto servendo io la signorina, tu stavi servendo la Svizzera. E va bene, changez les dames. Mi dispiace, ma io nel cambio ci rimetto. No, in caso nel cambio ci rimetto io. Quella è svizzera, la tua è francese. Gli scambi di valute sono proibiti. Ma insomma, chi è il commesso qui? Io o tu? Io. Chi è il padrone? Io o tu? Tua moglie. D'accordo. Sì, ma chi ha fatto per 4 anni lotta libera? Tu. E allora ti consiglio di filare. Avanti. Questo è un segnale convenzionale. Vogliono mettersi a contatto con noi. Ho sentito il ticchettio. Alfabeto Morse, lo conosco benissimo. Venga. F. F. E. E. S. 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 O. Fesso. Devono aver saputo del suo arrivo. Ehi, voi, preparatevi per il lavoro. E che genere di lavoro? Io potrei essere utile nell'amministrazione. Ah, per me fa lo stesso, basta che sia un posto tranquillo e molto caldo. Allora ho proprio il posto che fa per voi. Siete assegnati alla fabbricazione del ghiaccio. Questo, se non mi sbaglio, fu il primo film che abbiamo fatto in coppia da protagonisti. Mentre le altre erano partecipazioni, eccetera. Noi siamo due vasi, sì, fu la prima volta che... E poi anche in Spagna? In Spagna siamo andati
a fare un film I tromboni di Fradiavolo, che poi tra l'altro la Spagna fu anche meta obbligata del viaggio di nozze tra lei e Sandra. Sì, noi ci siamo sposati e siamo partiti subito per la Spagna. Però Tognazzi aveva già fatto il federale, che era stato un grosso successo. Sì. Questo qui era un contratto precedente a cui lui volle onorare, e praticamente fu l'ultimo film che abbiamo fatto insieme. Ah, questo. Allora vediamolo in uno spezzone. I tromboni di Fradiavolo. Insomma, a parte tutto è vero. A me questa storia di andare a fregare il grano ai contadini non mi va giù, ecco. Gli ordini non si discutono, si ricordi che lei è un sergente. Eh sì, sono un sergente perché c'ho la divisa, ma in questa divisa c'è un corpo. E in questo corpo c'è un contadino che da 80 anni, con la sua famiglia, serve nei suoi poteri, caro il mio marchese. Alla guerra come alla guerra. Eh sì, lei parla ostrogoto perché è un proprietario terriero e per voi fregare i contadini, via, scusi la sincerità, ma è un po' un'abitudine. Sergente Bisicato, ho promesso al colonnello di portare il grano e lo porterò. E lei mi aiuterà a farlo. Eh sì, ma insomma la mia coscienza dove la mette? A meno che... A meno che? No, dico a meno che... Lei se la ricorda la stellina? La stellina? Ma sì, quella vacca bianca con una macchia nera in mezzo alle corna. Quella che sta in fondo alla stalla, brutta, magra. Non fa neanche latte. Fa caglio. Ostrega. Me la regala. E perché gliela dovrei regalare? Perché così io divento un piccolo proprietario. La mia coscienza non si ribella più e posso fregare tranquillamente i contadini. E va bene, io gliela regalo, però lei collabora a farmi fare una bella figura, ma eh? Ma certo. E grazie, signor Marchese. Beh, insomma, una vacca non sono fatta. Sì, lui aveva questo, che anche qui, appunto, essendo già un film che non era più all'altezza di quelle che erano poi le sue, le sue mete future, perché aveva fatto il federale, però l'impegno era massimo, la disponibilità, ecco, non era lo snob che dice ma io adesso oramai faccio film di qualità e cioè, non mi metto a fare, no, perché c'era poi questa amicizia proprio... Cioè. A proposito di amicizia che vi legava, c'è una storia legata al regalo di nozze che Ugo Tognazzi vi fece? Sì. Qual è? Ma Ugo Tognazzi ci regalò un quadro molto bello del 600, di un maestro Bocchi, Faustino Bocchi. Ed era un quadro molto grande e lui aveva la coppia di quadri. Siccome non gli entrava questo quadro nella parete, perché quell'altro era più che sufficiente per coprire tutta la parete, si fece questo regalo, non sapendo che la coppia valeva molto di più, proprio come valutazione, sì. Poi un bel giorno lo scoprì, ma noi eravamo già sposati, comprò la casa più grande e gli stava anche l'altro quadro. Allora mi telefonò, mi senti Raimondo, ti ricordi quel quadro che ti ho regalato, eccetera? Non per altro, perché no, dico, a questo punto lo tengo, perché è il regalo di nozze, e dice, ma ti do un'altra cosa, no? No, quello, regalo. E infatti abbiamo a casa questo, il ricordo di Ugo. Bellissimo, la spontaneità. Sì, sì, ma lui diceva, lui quando fece il film Il Federale, dovevamo farlo insieme, io dovevo fare questo onorevole inglese, questo... Però lui mi disse, Raimondo, se te lo fai tu, è il solito film a coppia nostro, di serie un po' B, insomma, non di... Se invece lo fa un attore non conosciuto, un attore straniero, diventa, eccetera, diventa un film più importante. Me lo disse in faccia così tranquillamente, ma senza nessun rancore, poi perché mi chiamava a vedere il filmato, man mano, sai, quando si facevano le proiezioni, sì, di quello che... per dargli degli... consigli, dire se andava bene, perché lui era sempre molto pessimista. Perciò dico, era di una talmente genuino in tutto, anche nel suo torneo di tennis che organizzava, lui aveva delle preferenze, perché se c'erano dei produttori li voleva far vincere perché gli facevano fare il film. E allora lui un giorno mi chiamò agosto, mi dice, guarda, non giochi stasera alle 10, però vieni prima a trovarmi, così stiamo insieme, facciamo il bagno. Io andai lì all'una agosto, mi fece mangiare dei peperoni ripieni fatti da lui, e poi subito dopo mi dice, sai, hai cambiato l'orario, giochi adesso alle 2 contro questo. Bellissimo. Sì. Ma a parte degli scherzi. No, scherzi, no, lì era un calcolo. Era un calcolo, sì. Io vinsi e lui rimase malissimo. Con i peperoni, lei. Vinsi perché capì che c'era sotto questa cosa. Bellissimo. Un produttore famoso tuttora. È un manager anche, quindi. Adesso vediamo uno spezzone di un film americano, perché ho delle informazioni per voi, amici da casa, tra poco.
Hai cambiato il materasso? Sì, e voglio coricarmi subito. Eminflex presenta il nuovo sistema Renova. Eh sì, amici, a volte è davvero indispensabile.